Ah, abbiamo finito di spaccare i coglioni. Allora. 15.000. 15.000 è interessante perché forza la portiamo finalmente a 20. La verità... Mica, un po' dovrebbero inventare una banca per le anime, perché qua... Io non so cosa portare avanti. Stiamo calmi un secondo. Ci devo pensare. Allora... Ah, ferma il mondo. Ferma l'universo. Luna maggiore della Rando del frammento di Godric, priva di benedizione. Cerca la torre divina di Sepolcride. Io so già dov'è. Io lo so già dov'è. E mi aveva dato una seconda cosa che però... Eccolo qua. Rimembranza dell'innestato. Scolpita nell'albero madre. Il potere che racchiude può essere sbloccato dalla leggidita. In alternativa può essere usata per ottenere una grande quantità di rune. Per affrancarsi dalla sua debolezza si abbandona alla grottesca pratica degli innesti. Un giorno torneremo insieme a casa nostra, immersi nei raggi dorati. Il potere che racchiude può essere sbloccato. Ah. Peccarda. Sarebbe interessante capire il potere che racchiude, ma io direi che a questo punto ci si fa poi un viaggio dalla legge di Itaz. E vediamo. Tra l'altro a questo punto vado subito dalla torre. L'unica cosa, sono sicurissimo che voglio girare con 15.000 rune. Senti, almeno un livello lo facciamo. Vediamo che succede. Perché il problema è che qua adesso da questi qua devo correre come un matto. Stavo per dire, magari non si svegliano. Peccato. Buongiorno. Lo so. Io pensavo fosse più lontano, raga. Porca puttana. È stata un'idea del cazzo. È stata un'idea dello stracazzo. Eh sì. Guarda come perdo le anime. Aspetta. Ce la faccio. Ma perché corro così piano? Suca. Ma corro pianissimo. C'è qualche problema. Tac. Questo teletrasporto super pazzesco senza animazione. Allora, capiamo. Buongiorno. Ho ammazzato il re degli innesti qua, Godrix. Io mi chiedo sempre, ma perché? Per qual motivo in sti giochi è sempre tutto costruito in aria? Cioè sotto c'è, boh, cioè che è andata così. Sono 20, 50, 100 piani di vuoto e poi il piano che sei... Ah, ma questo forse è un ascensore. Scusa. Evviva dita! Nel culo, chiaramente. Andiamo giù. Ce la rischiamo. Ma... Chiaro. 100 piani di vuoto sotto, andiamo su, non giù. Palese. Cioè, sono strutture così. A vuoto.
tra l'altro ci sono anche 100 piani di vuoto sopra, a quanto pare. Buongiorno. E sia qualcosa. Indubbiamente. Oh signor. Torre divina di sepolcri, è chiaro. Gli archivi del duca là. Tra l'altro nell'arena di Godric eravamo direttamente sotto. Direttamente sotto l'albero. Ok, grazie. No, perché sai. Però cos'è? Non troverò nemico, però c'è uno schifo peloso. Non ho ben capito. Vediamo un po'. Ripristina il potere di una runa maggiore. E boh. Pazzesco. Ah, è un albero. Sì, raga. Su, dita. Sì, sì. Abbiamo capito. Cosa sto cercando di fare? Ah! Incrementa tutti gli attributi, ma tutti, eh. Runa maggiore dell'araldo del frammento di Godric incrementa tutti gli attributi. Questa runa maggiore è conosciuta come l'anello portante che si trovava al centro dell'anello ancestrale. I primi semidei furono Godfrey, Lord Ancestrale, la sua progenie. Incrementa tutti gli altri vuti. Gli attributi avendola o usandola? Avendola. A quanto pare. Andiamo avanti, va. No, perché? Che cazzo stai a fare fermo a Sepolcride? Devi vedere l'Accademia. Mi dovete succhiare il cazzo voi, Godric e l'Accademia. Allora. È permesso? Capiamo. Tra l'altro, quanta forza ha bisogno sto affare qua per essere 22? Sì, ma io voglio andare avanti con la mazza. Ho iniziato con la mazza. Potrei anche farmene altri due. Non lo so, non lo so. Questo sarebbe stato il trono di Godric. Aspetta, dobbiamo fare la thumbnail qua perché te lo do io. Chiaramente la telecamera si può mica allontanare. Devono spaccarmi il cazzo. Messaggio? Guarda, breve pausa, ti dirò. In questo gioco di brevi pause ce n'è mai. Io non lo so, l'architettura di questi posti mi lascia sempre un pelino perplesso. Però insomma, d'altronde ognuno suo. Allora, buongiorno. Raga, uva di Shabiri. È importante l'uva di Shabiri, è imprescindibile. Ovaie di polpo di terra, interessante. Si riproducono nutrendosi di esseri umani. Ah, capito. È interessante questa cosa qua. E l'uva di Shabiri suppongo sia andata così. È un oggetto essenziale. Bulbo oculare di un infermo, giallastro e grondante di umori. Tua madre, la superficie è avvizzita, mentre l'interno è viscido come un'enorme bacca sul punto di marcire. Consegnalo alla giovane cieca per guidarla. Raga. Ok.
T'a posto? Raga. Tieni, prendi le mie uve. Andiamo di qua? Andiamo di qua. Andiamo un po'. È come un sogno. Continua a dire che mica tanto. Liurnia lacustre. Capiamo. Oh madò. Giustamente. Andando da tutta un'altra parte. Ah, quella là è la torre pazzesca. Ma no. Assolutamente no. Anche perché se il castello è qua, la torre di coso è di là e quella è un'altra torre proprio. Ostia. Qua c'è qualcuno che ha provato a scendere di sotto. Giustamente. E lol. Però no, proseguiamo prima di qua. A parte che c'è la grazia lì. Ah, buongiorno. No, sai cosa non ho controllato? Se nel castello c'è ancora mia sorella lì. Lo prendo come un no. E tra l'altro la fanciulla, magari devo passare a dirglielo che ho scannato Godrix qua. Però no, cosa non c'è più, non la vedo. Giorno. Attenzione. Vergine del fuoco. Hello. Is someone there? No. My name is Hayata. And I'm journeying in search of the distant light. Ah sì? If I might be so bold as to ask. Avrei trovato un'uva. Eccola lì. Pensa. My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. But when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. Cos'ha Miyazaki con gli occhi? My true duty is a finger maiden. Ah. Però ti dirò, io ce l'avrei già quell'uva. Però te, cosa me ne faccio a fare, cioè? Now I can feel the distant light. Non faccio niente. You are most kind indeed. Figurati. May the blessing of the fingers be upon you. Grazie. Fine lì? You are most kind. May the blessing of the E buon pazzesco. Tanto io la mia vergine ce l'ho già, gli occhi ce li ha che funzionano, non faccio niente dell'occhio marcio. Guarda là che vedo una statua che mi ricordo. Là, proprio là. Proprio là vedo quella roba lì. Che secondo me è dove c'è l'erede. Io vado e lo scanno. Allora, dirupo sul lago. Però, una cosa per volta. Devo fare un attimo di backtrackings. Perché volevo... Andata via? Eh no, raga. Porca troia. Vabbè. Che cazzo? Ah, ma tu sei mio fratello. Ciao. Master. T'a posto? Remember me? Bok, the demi-human. Assolutamente. You helped me before and retrieved my sewing needle. Sì. Please, master. Dica. Allow me to serve you as your seamster. I can't make nothing from scratch, but I'm happy to make adjustments to your garments. Assolutamente. Mio fratello, non dirmelo cosa? Vabbè, adesso non mi serve, non dirmelo. Master, do you ever make adjustments to your garb yourself? No. I would well rather you let I don't ask anything in I am your. Beh, vabbè. Però per adesso basta così. Vabbè, grazie. Indubbiamente. Niente, è sparita la fanciulla. Mi viene in mente, tra l'altro, a proposito di NPC e tutte cose, che è un po' che non andiamo alla rocca. E potrebbe anche essere utile ogni tanto farci un salto. Adesso esploriamo un attimino di qua, poi vediamo.
Che succede? Qua palesemente arrivano tutti i non morti del caso. Oserei dire anche del cazzo. Eccoli qua. Buongiorno raga. Fatemi solo prendere questo. Pergamena dell'accademia. Data così. Ops. Volevo prendere questo qui. Mi seguite? No, dai, state lì. Pom pom. Di qui. Statue di Maricaz. Tra l'altro forse sarebbe il caso. La risposta è di sì, mi seguono. Va bene ragazzi, allora facciamo così. Perché non posso mai evocare un cazzo? Me lo sono proprio meritato. Ma forte, eh? Ma raga, giustamente. Sì, perché sono Pichu. Perché? Tanto mi prende tutta la stamina sta cazzo di arma. Niente, io lo sapevo che si rialzavano e spaccano i coglioni. Basta. No. Mi rifiuto. Chiesa di Irith. Buongiorno. Lacrima Sacraz. Signore? Quanto pare. Perhaps you could spare some runes. Un pieno di rune. I studied Plinstone sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. Rhea Lucaria. Small donation. I'd be happy to share my knowledge. Guarda, per 10 rune, capirai. Te. You're a true saint. Cosa vuoi che siano? My name is Topes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries as promised. Only none of them are particularly great. E allora? Prendi per il culo. Però arco di scintipietra, ciottolo di scintipietra, prietria, luce ancestrale. A parte che poi era astrale, non ancestrale. Sai cosa? In realtà non ne posso usare manco una. Però sono tentato di cominciare. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorcery. Oh, right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. No. That's the Academy of Rhea Lucaria. Ah, la famosissima, l'irreprensibile. Only its doors have been closed for quite some time now. Ah, sì. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active. Ma ci sarà una maniera bestiale. Impossible without a glintstone key. Ah, esatto. And so I'm stuck here. A fled. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place. Evitare il cazzo. Spiace. Chiave di scintipietra. Spiegami un attimo. Perché non so che cazzo è. You can't pass through the academy. And you'll never reach the Erdtree capital. And if you find an extra glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would sì. you consider donating it to me? Come no? I know it, but still. My place is at the academy. Sì. Va bene. Find yourself without one and you'll never reach. Va bene. Sono tentato di queste comprargliele comunque. Sprechiamo un paio di anime. Però andata così. Thank you for learning my paltry sorceries. Figurati. I never imagined that a
Bluntstone like myself would have the chance to play teacher. Ma perché? Qua, sai, abbiamo una build in corso di costruzione, quindi potrebbe anche sempre essere che poi viriamo su quella roba lì. Non lo so, non so ancora. Io volevo capire dove cazzo era, ho visto. No, aspetta. Dov'è che l'ho visto? Perché l'ho visto. Non è che non l'ho visto, l'ho visto. C'era quella statua che mi ricordava un botto l'area inizia. Ah sì? È quella lì. È proprio quella lì. Io sono sicuro che è quella lì l'area iniziale. Aspetta. Perché? Sì. Proprio qui. Io lo so che è lì il bastardo. Chissà come cazzo ci si arriva. Chissà se c'è un altro di quei teletrasporti farlocchi. Esatto, visione di casa. Bravo. Proprio così. Niente, io che lo cercavo. Vabbè. Cercavo sepolcri, lo cercavo. Per carità. Bocciolo cristallino. Cioè, proprio picciu. Più della metà di questa serie sono io che non riesco a capire un cazzo tra i menu. Facile da reperire, pazzesco. E quindi devastante. Buongiorno. Sapevo. Stavo proprio aspettando quello. Allora, no, però in realtà mi piacerebbe capire se lì da quella... Perché sono abbassato? Se da quella tomba lì succedono cose. Ovviamente no. Ci ho provato. Sti teschi mai capito? Suca. E niente, quindi a questo punto è possibile che io quest'area qua l'abbia sufficientemente... Che rischio. State là un attimo. No, raga, però mi dovete far aprire sta cazzo di... Sta cazzo di mazzo. Ok. Volevo capire. Niente, tanto bisogna andarli sotto. Quindi io scendo di qui. O scendo di là, dove ho visto che tendenzialmente ci sono le scale per il cavallo. Sono tentato di buttare queste ultime anime che ho in forza, visto che tanto volevo provare quell'arma lì, perché alla fine no, forza 5, no, esatto, destrezza è, sì, è stessa cosa. Stiamo calmiz su destrezza. Niente, comincia ad aumentare un pelo destrezza, anche se poi voglio provare con le magie, che senso ha? O faccio l'ignorante e comincio già... Ah, rune maggiori? Ah! Nel menu runa maggiore puoi equipaggiare le rune? Tac! Io sono più figo. Incrementa tutti gli attributi, vuol dire anche che c'è possibilità che io possa usare... Peccata. Lo prendo come un no.
Non so bene che fare. Niente, io direi che comincio. Sì. Alla fine ho già iniziato a portare su mente. Potrei cominciare. Dai. Tanto sono sicuro che qualche incantesimo prima o poi lo vorrò fare. Che cazzo è quella roba lì? Allora. Capiamo. Di qua sotto. Tac. Vabbè, non mi sembra a caso. O qua era solo per salire e non per scendere. Però tutta quella parte lì a sinistra, quindi è andata così. Se vado di qua. Vabbè. E volevi, morire come l'altro. Ma io non te lo permetto. Allora. Erba. Che è sempre pazzesco. Capiamo un po', va, sta accademia della Mingiaz. Qua c'era un pallone aerostatico bestiale. E tu? Ma che cazzo è? No. Cagato in mano. Devo provare sta roba qua. Vediamo un po'. Premesso che non so i tasti per farlo. Era anche più semplice di quel che sembrava. Bravo. Guarda che cazzo sta facendo questo. Ma cos'è? Un pupazzo. Guarda che bellino il paesaggio qua. La rupe dei re. Ah, svegna. Schiere di marionette che cagano la minchia. Ma chi è che c'ha voglia qua? Anche se potrei provare. Guarda. Quanto per fare un'animazione di un ciottolo della minchia. Non lo so. Mi sembra scomodo. Però potrei sbagliarmi. La famosissima accademia dell'irreprensibile Raya Lucaria. Ragazzi. Comunque qua le lande vuote piene di nulla cosmico non ce le togliamo, eh. Non ce la facciamo a scrollarcele di dosso. I memoriali a Shintaro. A parte che era Kentaro. Kentaro o Shintaro Miura? Niente. Ma piuttosto, no? Se devi dire cazzate, stai zitto. Non è meglio. Kentaro Miura. Raga. Strada maestra di Liurnia Nord. E va tutto bene. Senti, questo è meno ingombrante. Però lì vedo qualcosa che sluccica. Lì vorranno tutti picchiarmi. Qua vedo proprio più robe da guardare. Allora, solo della roba a caso da vedere. Guarda qua. Rovine purificate. Chiaramente. Nessuna chance che mi porta. Chance? Ma come cazzo parli? È magia, però il buco. Raga, il buco è un problema. Boh. A Hogwarts sono andato a finire. Sembra giusto. No, vabbè, ma dove cazzo m'ha mandato? Vabbè, quantomeno c'è la grazia. Fa sempre piacere.
direi è Lucaria. Proprio lei. La grande irreprensibile accademia di Raya Lucaria. Pa 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 pa. Controlla l'inventario? Ho capito, lo faccio. Fammelo fare però. Mappa abbozzata rinvenuta su un cadavere. Sembra condurre ad un ritrovo. L'uomo da cui proviene la sta ancora cercando. L'unico mezzo per accedere all'accademia. Uno. Una chiave di scinti pietra. Tanto finché non trovo la mappa generale mi ci posso giusto pulire il culo con quella. Qua è andata così, giusto? E boh. E allora direi che non è il momento di esplorare sto posto. Possiamo anche tornare qua. Chiamo di raccapezzarci un attimo. Lì si andava a finire l'accademia. E vabbè. Sembra un po' random trovare qui il po... Ah sì? Ovviamente, manco va dritto. Sei proprio sicuro di voler fare il mago? Ma sicuro sicuro? Pensaci bene. Perché? Buongiorno. Per carità qua. Gambero rosso. Signorina. Hello? There's someone there. Sì, c'è Cristo. Would you donate any Shabiri grapes in your possession to me? Turna. I'm on a pilgrimage, and when I eat one of those grapes. Andata così, signorina, io. Hello? E fammi leggere i messaggi. Fortuna! È il momento di fortuna pazzesca. Sì, ma tanto io le uva non ce le ho. E quindi a meno che non si trovino qua dai gamberi. Ah. Vediamo cosa c'è di qui. Via, cazzotti. Importante. Sfogarsi. Perché sarebbe molto utile trovare una mappa per capirci qualcosa, perché... Buongiorno. Cazzo di cane è? Avete delle razze di cani bestiali qua. Farfalla ardente. Ostia. No. Ah, chissà se posso tenere premuto. La risposta è no. Però se schiaccio tante volte la concatenazione me la fa. E mi lanci, ciotto di mi lanci. Le pietre prismatiche, ecco, non i ciotti. Cazzato. Raga, ma davvero non posso. Perché non posso mai evocare. Aia. Ah, giustamente. Non avevo riflettuto su una cosa molto semplice. Se uso le magie non posso più evocare un cazzo di nessuno. In merito alle bestie. Gli fai sto repost. Niente. Doveva andare così. Non posso evocare gli animaletti. Ci avevo mica pensato. Cos'è? Scinti pietra del cucolo. Avevo letto... Ah, attenzione. No. Chiave di sci... Cos'è? Io cerco una chiave di scinti pietra, non una scinti pietra del cuculo. Esatto. Nulla che ci interessi. Io in realtà speravo in una mappa. Sì, tanto, cioè, anche fosse, seguo la strada, non è che vado a finire da un'altra parte che non sia l'accademia,
Però, per carità, facciamolo. Esatto, allora. Però, parte delle statue inquietanti, stranissime. Che vabbè. Voglio dire, ognuno suo, però. Ah, giorno. E niente, non si può parlare, se c'è il cavallo non ti cagano. Ehi, fantocci. No, pazzesco. No, dicevo che là ho visto. Esatto, una di quelle statue che ti indicano la via. Che cazzo è successo? Buongiorno. Guida e custode per chi compie il suo ritorno alla radice. Giustamente. Andiamo a vedere. Un'altra cosa che potrei provare a fare sarebbe dare a fare tutti quei limieri della minchia. Ah, buongiorno. Visto che... Ma cazzo di gioco. Visto che tutto sommato... Ah, pure sanguinamento. Visto che tutto sommato adesso c'ho le qualità potenziate. Raga, no. Allora, siamo calmi. Eh no. Ma dai. Allora, venite qua per favore. Senso che c'ho tutte le caratteristiche devastanti del Lord innestato. E cazzo è. E niente. Tu schiacci e lui guarda Gesù Cristo, perché voglio dire. Raga, oggi stiamo esagerando, eh? A rompere il coglio. Ma serio? Ma con il nemico loccato non riusciamo a fare niente, guarda. Porco due. Allora. Sarebbe interessante trovare una grazia. Al più presto. Però... Io qua vedo solo una grazia al cazzo. Qua Mikolas. Bestiale. Cosa ci sono venuto a fare in sto posto? Una grazia, qualcosa? Una minchia? Ma eppure la lucetta però indicava qua, eh. Sono sicuro. E non penso sia stata la pietra a forgiatura. Ah. Ah. Ok. No, sembrava. Qua i guidatori pazzeschi li mandano in posti a caso. Sembrava una roba. Va bene. Andiamo a vedere che c'è di qua, va. Tra l'altro. Rimetti un attimo. Ma se io facessi così? Esatto. Andiamo a vedere. Dire che qua ho visto cosa. Visto un cazzo, ho visto. Tanto si riesce a vedere assolutamente niente. Ciao. Sapevo, io lo sapevo, perché siete bastardi, tanto fate sempre così. Ah, giustamente, siamo vicino all'accademia, ma lanciamo le magie, no? Prendi questa magia. Brutto piccio.
Allora. Io qua sento passettini. Destra, sinistra, sopra, sotto. Che a me ste catacombe mi fanno passare la voglia di vivere. Onesto. Non solo di giocare. Sono di un noioso. Guarda che di sotto c'è roba. Roba grossa, tra l'altro. Così. E boh. Io scommetto che se mi lancio di sotto muoio, perché guarda, vediamo un po'. Qualcuno ci avrà provato. Esatto. No, però si è fatto uccidere. Porca puttana, ma tra l'altro faccio le robe a una mano perché sono piccio. Aspetta. Troll mangia dita qua. Gli tolgo. È presente zero. Cazzo, un altro no. Ok. C'era un motivo. C'era un motivo. Tra l'altro ora le anime dove saranno? Saranno lì. Passata la voglia.